questo punto io non vorrei abbassare i toni, però secondo me invece è molto bello. Io vorrei un po' un giudizio su questa politica alla luce anche di quello che ha detto Carlo Freccero. Questo è quello che si dovrebbe fare. Cosa fanno invece i nostri politici, Aldo? Le pagelle di Aldo Cazzullo, della settimana. Pagelle della settimana. Salvini, voto 5. Ha fatto tutta questa fatica per diventare capo del centrodestra e rischia di gettare via tutto per andare a fare il vice di Di Maio. Incomprensibile, a meno che non sia una mossa per fare pressione su Berlusconi. Di Maio, voto 6. È davvero finita l'epoca dei vaffa, l'ha riconosciuto anche Grillo. Di Maio si muove bene, parla con tutti, senza supponenza, forse meriterebbe anche di più, ma aspettiamo i fatti, incoraggiante. Martina, voto 5. È un bravissimo ragazzo, l'abbiamo avuto ospite qui a Tabloid, l'abbiamo verificato, è nato nella campagna bergamasca dell'albero degli zoccoli, ottimo ministro, però un po' noiosetto. Passare da Renzi a lui è come scendere dall'ottovolante per salire sulle macchinine degli autoscontri per bambini. Riposante. Berlusconi, voto 6. E si batte come un leone, quasi commovente questa ostinazione eroica con cui cerca disperatamente di separare Salvini e Di Maio, sarà forse la sua ultima missione, commovente. Ad Inolfi, voto 7, è tempo di riconoscere il vero vincitore morale delle elezioni. Ha preso 200.000 voti con il popolo della famiglia, di cui nessuno si conosceva l'esistenza, qualcuno l'ha confuso con il popolo della libertà, comunque insomma sorprendente. Putin, voto 4, 4 come le volte che si è fatto eleggere, a volte eliminando i suoi avversari, a volte anche fisicamente. È l'uomo più potente del mondo, piace anche in Italia, piace anche ai vincitori delle elezioni, ma noi i leader a vita non piace.